Sono arrivato alla conclusione che secondo me poi connettendo Cicada, connettendo che non potevo verificare, vedendo che alla fine è solo tanta chiacchiera, 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 ma fatti, soprattutto verificabili su pochi, a parte quelle false flag che predicono, ma può essere un gioco interno facilmente. Appunto, osservato a D, ma ti rendi conto che cosa mostruosa è Q? Ciao Marco, buonanotte, grazie. Che cosa mostruosa che Q che hanno messo su. Io ero proprio pure nel periodo di piena ricerca flaterte, di mille cose che succedevano, no? E ci ho riflettuto tanto e ho pensato che di solito, visto che io ho sempre seguito il complotto americano in primis e quello italiano per secondo, una cosa che ho imparato, ragazzi, è che le cose che succedono in America o arrivano un po' più tardi o succedono allo stesso momento in Italia, ma un po' plasmati, un po' adattati all'Italia, ovviamente non identico a quello che fanno in America. E quindi ho iniziato a pensare ma hanno scelto, vedi che Massimo prima mi ha chiesto che significa Q, quindi pure questo simbolo boom diretto Q, tutti che parlano solo di Q, 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 Q. Quindi ho detto, se hanno veramente messo su uno studio con Cicada, uno studio verso la ribellione per tenere a bada un po' tutti quelli che si stanno rompendo le balle, ci deve essere qualcosa simile anche in Italia. Erano solo pensieri che mi arrivavano, poi non mi ricordo esattamente i dettagli, ma mi andarono gli occhi su questo programma. Stavo guardando Rai 2 perché Rai 2, Rai 3, mamma e papà hanno la TV accesa, io ci sto solo a ora di pranzo praticamente, e quindi ogni tanto mi va l'occhio sulla Rai. Mi andò l'occhio su questo programma che si chiama Quante storie di Rai 3. Questo è lo screenshot di Wikipedia. Nato nel 2016 e quel poco che ho potuto vedere, c'è questo giornalista che invita personaggi, spesso sono scrittori, e trattano temi di attualità anche un po' semi-complottistici, no? Quindi pure là ho detto, cazzo, c'è la Q e c'è pure, capito, quel... Comunque, te la vendono come noi ti stiamo dicendo la verità, qua stiamo trattando argomenti superiori alla verità raggiungibile da tutte, invece stanno parlando proprio di cose che sul web sono stradigerite. E cosa interessante, questo è il programma pure, è lo studio che gira tutto intorno, le persone si siedono intorno a Q. Ho detto, ma dai, ma guarda che cacchio di storia sta Q. E poi ho iniziato a pensare, ci sta Sky Q, questo me l'hai ricordato tu di fare lo screen oggi, però comunque, siccome guardo Sky comunque, lo Intanto ricordo, ho detto, cazzo, c'è Sky Q, c'è Android Q, e io mi ricordavo pure il GameCube, che è scritto con la Q. E ci sono questo genere di aggeggi che è pure un qualcosa che riguarda Android che ti metti a casa. Comunque, la Q sta là c'è e ho anche iniziato. messa l'Audi, ho visto ultimamente anche perché mi spunta nei banner la pubblicità dell'Audi, l'Audi Q come gamma, diciamo, per esempio, parlando di automobili. C'è presente sempre anche perché va in pubblicità, quindi nella testa, bababam, come martellamento, quindi. Questo ovviamente io sto dicendo le mie curiosità, no? Le cose curiose che sto ricercando, le cose che mi passano in testa e le sto. Ovviamente non è che stiamo spiegando qualcosa, è solo una curiosità che ci stanno ste cacchio di Q in giro. Poi, grande Erika che dovrebbe essere in chat. Erika sta in chat. QI, Massimo, QI sta per ah no, quello è AI, vabbè. Lei mi ha detto, no, guarda Piero, perché gli parlai di questa Q. Lei mi ha detto, no, guarda Piero, ci sta questo qua che io seguivo, che c'è la Q,
Anche questo parla di consapevolezza, di risveglio, oltre il velo dei Maya, no? Vedi, liberarsi dalla Matrix per co-creare un mondo migliore partendo da noi, no? Sembra quasi di legge una versione di Q, però italiana, quindi con una trama diversa. E poi, sempre grazie a Erika, lei l'ha seguito e mi ha detto che proprio di questa associazione non si fida niente, anzi non gliela raccontano giusta, ma io non ne so nulla. E poi mi ha pure mandato che c'è la Q TV, la Q Life TV, che sicuramente è connessa con quello che abbiamo appena visto, la tua strada verso la consapevolezza. Comunque c'è quell'argomento di mezzo. E niente, quindi ero proprio nella curiosità di, ma ti rendi conto che ste Q stanno uscendo? Poi ce ne stanno altre che ho trovato, che ho visto, che però dopo andiamo magari l'importante è capire il concetto che in giro ci stanno ste Q. E mi ricordo che andai al mare con Maria Cristina e gli disse: guarda, mare, Maria Cristina, con MCC grandissimo. No, Maria Cristina, ho visto sta cosa della Q, no, ne devo parlare del piano per salvare il mondo, perché secondo me in Italia non ne parla nessuno, la devo fare una live di questo, anche perché sto trovando delle connessioni, perché secondo me è un piano per manipolare persone, per manipolare quelli che si stanno a risvegliare, con la scusa del risveglio, della consapevolezza, ci sto trovando connessioni. E quindi passiamo la giornata in mare, lei è più complottista di me, no? Perché sì, i fuoradì, questi fanno così, i simbolismi sono importanti, ma chissà che cacchio combinano, questi giocano sulla consapevolezza delle persone, lei che ha comunque una visione molto realistica delle cose, lei è una grande, è sempre molto brava nel lasciare le cose sempre molto nel pratico. Eppure rimanendo nel pratico, lei comunque con queste Q c'è una bella storia dietro da raccontare. Comunque, finisce la giornata di mare, dopo pranzo, noi spesso ce n'è, di solito quella è l'ora che me ne vado. Un'oretta di macchina per tornare a casa e rifletto su sta cacchio di Q, ma ti rendi conto questi che hanno fatto, no? Se ci sta sta cosa, mo ne ho trovate qualche Q, devo continuare a indagare, devo vedere bene, magari ci esce qualcosa. No, sai quando c'hai queste cose per la testa che ti passano. Ti Comunque, frullano. sì. Torno a casa, fresco fresco di Q, fresco fresco di indagini, no? Apro il PC e mi arriva la notifica, nuovo video di Dino Dinelli. Ho detto, ah, bella, oh, nuovo video di Dino. Apro, vedo, questa era la copertina del video. Io, ovviamente, raga, la Q è sempre un'ipotesi, è una curiosità. Io vi sto raccontando quello che mi è successo a me. Apro la copertina del video e vedo, cazzo, quella a me mi sembra una Q, perché ero comunque in modalità Q e ricerca. E l'occhio dietro. Con l'occhio così ho detto, no, che cazzo, dai. E mi sono detto, vedi? Mo' ti ha preso male sta cosa della Q, la inizi a vedere da tutte le parti e diventi paranoico. Comunque ho detto, vabbè, lascia perdere, sei andato in paranoia, vediti sto video e non rompe le palle. Apro il video, se lo ritrovo. Sempre comunque con questa cosa che mi era passata per la testa, perché cazzo la Q, vabbè, sono diventato paranoico. Apro il video e questo è il video. Però aspetta, non c'è l'audio, mi sa. Quello è importante. Aspetta, non c'è l'audio. Allora, stop sharing. Ok. Share screen. Sono paranoico, te l'ho detto. Là ho detto, vabbè, vedi, fura, ti sta più a male sto complotto, prima o poi doveva succedere sta cosa. E ho detto, vabbè, non ci pensare. Però tante Apro il volte si chiama video. sincronicità, tante volte. Sincronicità, sì.
Dimentichiamoci l'accudi, dimentichiamoci il simbolismo, osservate il video, ragazzi. Se parte. Questo è il video di presentazione di Ricerca Indipendente, praticamente il loro video di introduzione, da come sembra, perché va bene, parliamo dopo. Bel video, no? Sì. Ora, quanti? Allora, personalmente, ogni persona con cui ho guardato sto video e parlato di questo video ha avuto la mia stessa sensazione. Cioè, quale? Allora, te che sensazione ha dato? La sensazione che è quella di un po' di elevare il tutto assomiglia in parte a quel discorso di QAnon. Perché assomiglia a quello? Assomiglia a quello perché appaiono tutte le immagini, quelle che sono di devastazione, dei problemi presenti sul nostro piano, e poi arriva come per magia, no? La bacchetta magica, arriva appunto Ricerca Indipendente, che è il salvatore in questo caso, e quindi avviene tutto l'opposto, avviene il colpo di spugna, c'è cambio vibrazionale anche nella percezione musicale, dove prima viene
tartassato il tuo essere con quella musica associata alle cose negative, poi arriva il senso del benessere, della pace, con il tocco di ricerca indipendente. Grande Alan, aspetta un attimo che in chat vedo lamentele. Che cosa chiede Valerio? Che cosa dice Valerio? Ah, che il significato della Q è connessione totale? Ok. È quello? Lo stai chiedendo Il a me? nostro... No, in chat. Il nostro amico Ah. francese scrive Move. Sensation, c'est un hypno. Quindi, secondo lui, è un movimento ipnotico quello del video. Valerio, leggi prima, ok. Però, sto atteggiamento, se io sto parlando, sto facendo una presentazione, la chat non la leggo, che è sta lamentela che non rispondo alle domande? Fratello, leggi la chat, ok? Sì, ti trasformi dopo 6 ore, specialmente dopo un'impiccagione. Valerio, non... Mi farebbe piacere... Ciao, sono capitato per vostro... Sono un medico, i cadaveri dopo 6 ore gonfiano, i tessuti dove si trovano le cartilagini cedono. Volevo solo fartelo sapere. Valerio, infatti l'avevo notato che era la prima volta che capitavi sul canale. Vabbè, grazie per le informazioni. Mo' Alan è stato un po' confusionale. Io, ritornando alla sensazione che c'avevo, che stavo là davanti a di Fura, sei paranoico, lascia stare. Io, ragazzi, sono complottista dentro, nel senso che è tanto che mi informo a 360 gradi riguardo un po' tutto, specialmente quello che riguarda la manipolazione, di come ci manipolano e come ci inculano. Ebbene, quel video che abbiamo appena visto è proprio un messaggio subliminale dall'inizio alla fine, con qualche messaggino chiaro aggiunto, ma è un video disegnato per manipolare. Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Il nostro amico francese l'ha detto prima di me e... Alex con la X, minchia, musica ipnotica, serie di immagini, frequenze. Poi ci riandiamo insieme piano piano. Vi dico come funziona. Allora, prima di tutto, il messaggio di questo video non c'è. Cioè, un messaggio, quello vero, evidente, non c'è. È un video di quasi 3 minuti, non è che manda qualcosa di utile veramente, no? È già un dettaglio particolare, secondo me. Già un dettaglio particolare. Poi vabbè, il simbolo, lasciamo perdere la Q, queste cose. Già l'inizio con la comparsa di questa cosa, ragazzi, cioè ABC. Cambio colore, si apre. Musica bellissima, queste saranno pure musiche quelle belle studiatelle. Inizia piano. A me sembra molto come se entri nell'opera di Orwell, nell'84, quando si mette là. Sì. Fucking virtual reality, eh. Tutto non si capisce, spazio, chimiche, vaccini, non si sa che quelle di città. Simboli massonici. Qua accelera la musica e cambiano, si vedono tutti questi simboli. Sempre con sto ricerca che neanche lampeggia, ci stanno solo i 3 puntini. Qua aumenta, cambiano pure un po' le immagini. Sembra un po' più pompati, tosti. Qui è importante. Qui dopo tutte queste immagini complottistiche e tutto, arriva la botta di paura, di terrore. Io mo non sono un esperto di psicologia, ma so che è qualcosa pure di evidente in questo caso, ma che si sa che si usa.
Quindi qua noi, dopo tutto questo bel, questa cosa che ci pompa, no? Che ci aumenta le immagini incrementano, accelera la musica, arriva l'immagine di sta bambina nella guerra che soffre. In questo momento si inizia a chiudere l'immagine. Si inizia a chiudere l'immagine, quindi mentre tu percepisci sta cosa, ti si chiude l'immagine e appena si chiude l'immagine cambia completamente la musica, c'è cioè quella musica con frequenza diversa, è l'immagine dell'orizzonte, l'immagine di qualcosa di bello, no? Quindi ti portano a pomparti, ti acceleri, ti gasi con tutte quelle cose, ti arriva la bambina, dici chi è? E loro ti dicono, boom, non ti preoccupare, c'è la salvezza. Qui lampeggia. Siamo noi. Qui riaccelera la frase. Che significa? Qua si inizia. Stessa modalità, stessa conseguenza manipolativa. Stesso pattern. Se questo video durasse 2 ore e lo vedessi ogni giorno, tu dopo un mese potresti fare qualsiasi cosa ti dicessero di fare, praticamente. Sì, ma pure dopo qualche giorno. Ricerca, ho capito. Ricerca e ricerca sì, ma anche ricerca indipendente, quindi ti entra sempre comunque quella perché è parte di quello che sono loro, quindi No, anche. perché il primo messaggio è solo ricerca, ma dopo la sequenza manipolativa ti lampeggia ricerca indipendente. Facci caso. Comunque, torniamo un attimo indietro, perché qui prima il pezzettino dove c'era la negatività era solo la foto della bimba. Qui invece inizia un po' prima, ci stanno le bombe, poi c'è il primo piano al fuoco. Alla Bibbia. Ecco, bombe. Stesso trucchetto, qualcosa di non bello, tac. Tutto rappresenta dal guarire la pace nel mondo, tutti i complotti, tutti i simbolismi, simbolame. Allora, raga, io andiamo un attimo in chat. Personalmente non vedo nulla di strano, un trailer forse, un po' lungo. Ma che con le immagini ti manda delle idee su cosa ricercare? Vabbè, questa è grande, Ela, pure Darma si rivede. Sì, ma è marketing, ma con un messaggio molto più complesso di un semplice marketing. Non è che non c'è nulla di strano, è proprio ABC, è evidente. Alan, che ne pensi tu? Che quando è così troppo rimarcato, per me è evidente che lavora molto sull'inconscio prima che arrivare agli occhi, ti arriva dentro. Quindi io la vedo in quel modo, magari sono stato ingarbugliato, però quello che percepisco è che appunto
Vuoi essere persuaso, no? Vuoi essere persuaso, ti lavora sulla mente e fa quel lavoro sporco. Per questo assomiglia molto a QAnon. Assomiglia tanto, in verità, al messaggio di Diciamo. fondo. Intendo il messaggio di fondo, non, ovviamente sono cose completamente differenti nei rispettivi ruoli. Dico che nel messaggio di fondo, nel modo di lavorare la mente della persona, assomiglia tanto a quello, nel senso, vieni qua, io so quello che ti sto dicendo, tu fidati di me e tutto andrà a posto. Ci siamo noi. Quindi Ci abbiamo il piano per salvare il mondo pure in Italia, no? A quanto appunto, pare. appunto. Allora, ragazzi, io lasciando perdere il simbolismo della Q, lasciando perdere QAnon, questo video è disegnato per manipolare. E quando qualcuno manipola, io non mi fiderei. Io mi posso sbagliare. No, io mi posso sbagliare, io è da maggio che guardo tutto con occhi diversi, osservo tutto con occhi diversi, e era tempo che sapevo che prima o poi avrei dovuto condividere con voi una cosa che io ritengo importante, senza scendere a conclusioni, analizzando le cose che si possono analizzare. Detto tra di noi, e io non sto qua a alimentare diatribe o spiegazioni, un semplice video marketing, un semplice video di quello. Io non risponderò neanche a queste cose, ragazzi. Io sto dicendo queste cose per voi, perché a me, che qualcuno mi vuole dare spiegazioni riguardo quel video, no thanks. Ce l'ho un cervello e due occhi per vedere che prima di tutto non c'è un messaggio, e seconda cosa, agisce su lo stesso tipo di controllo che abbiamo avuto finora dalla tele. Il nostro inconscio è nella nostra distrazione. Ecco, come dice là, la verità è davanti agli occhi. La verità è davanti agli occhi. Non voglio essere critico nei confronti di nessuno, però per me, per tutto il mio percorso personale, quello è un video che vuole fottere la gente, e se qualcuno vuole fottere la gente, specialmente manipolando la mente delle persone, we've got a problem. We've got a problem, nel senso, devo dirvelo. Io anche ho titubato così tanto perché so quello che comporta parlare di cose. L'ho visto dopo Biglino, dopo la live di Biglino, che comunque, raga, cioè, per me comunque alla fine è stata positiva. Sono contento di quello che è successo con Biglino. Quindi figuriamoci per una cosa così delicata. Però vi ripeto, raga, io lo sto facendo per voi, non voglio né avere ragione né trovare conferme da voi. Voglio darvi solo uno spunto di riflessione. Poi magari mi sbaglio. Ok, come dice BYB, io parlo da videomaker. Fare un trailer per la ricerca, le immagini sono quelle. Poi ovviamente anche io sono un massone, basta che guardate il mio video di induzione del mio canale. Non capisco, non capisco, non capisco. Ma Io pure faccio. qua nessuno sta dando del massone a nessuno, se è un No, modo un ma po' infatti. per schernire, il discorso era tutt'altro, quindi non ricadiamo sempre su queste cose perché si associano sempre determinati argomenti a finire con massoni. Qua mi sembra che No, come ma infatti gruppo di massoni ci abbiamo tutta la parte. già si è riscaldata la cosa, che proprio a me non era quello il mio obiettivo. Io so che, a parte che stiamo leggendo solo le critiche, in tanti scrivono è proprio così, cazzo è proprio così. Il primo a scriverlo è stato il nostro amico francese. Merci beaucoup, mon ami français, pour les premières commentaires sur l'hypnosis.
Il mio obiettivo non è quello di creare un dibattito, il mio obiettivo è di dire alle persone che mi seguono da più di un anno, che ogni volta, che veramente ogni volta, raga, quel gruppo di persone che guarda i miei video se li guarda, quindi è per voi, per voi. Se non siete d'accordo, it's ok, no problem. Fate e pensate quello che volete. Massimo, tu sei d'accordo con la lettura manipolativa del video? Vabbè, questo vi servirà per tutto il dibattito che ne sta scaturendo. Vi servirà perché voi dovete capire che vi dovete concentrare e ragionare voi e il video. Non con quello che è, ma sì, no, ma sì, no, ma sì. Riflettete sul fatto che non c'è un messaggio e riflettete su quell'insalata che c'è lì. Massimo dice al 100%, sono contento, Massimo, io avevo paura di te, figurati. Grande Mirko, comunque. Buonasera. Allora, tu che cosa vuoi dire? Sempre rimanendo magari in tema costruttivo, costruttivo. Sì, no, ma tu sei stato molto chiarificatore. Hai usato perfettamente le parole che avevo in mente. Questo è uno spunto di riflessione. Non siamo qua per dire, ehi ragazzi, abbiamo visto questo, da ora è così. È uno spunto di riflessione. Guardatelo, come mi piace sempre dire, a mente aperta. Ognuno poi si faccia l'opinione nel tempo, perché poi queste cose lo si vedranno nel tempo. E lo dico io che comunque ho iniziato appunto a vederle settimana dopo settimana, mese dopo mese. Non è stata una cosa che è avvenuta improvvisamente. Quindi è solo uno spunto di riflessione, come proponiamo sempre. E il punto è sempre quello là. Se ce lo tenessimo per noi, non saremmo qui, non saresti qui a condividere i pensieri, le ricerche con tutti questi grandi ragazzi che ci seguono, quindi lasciamo, diciamo, da parte queste cose gratuite come massoni. No, no, non è quello il punto, non è assolutamente quello il punto. Anzi, si è fuori come un balcone se qualcuno stia pensando, diciamo, una cosa del genere. Comunque, a me pare che non tutti, vabbè, è normale che in tanti hanno la reazione, addirittura Valerme dice, sì, però se blocchi alla prima obiezione non è correttissimo, comunque va bene così, il livello probabilmente è quello. Dimmi, Vale, dimmi la tua obiezione. Ok, au revoir, se te ne vai, au revoir. Raga, io e Alan e te ne parlammo già un paio di mesi fa di sta cosa. Sì, circa un paio di mesi fa, sì. Sì, Vale, non t'ho bloccato io, forse qualche mio moderatore, io non stavo neanche leggendo la chat, scusa. Comunque. No, lasciando stare occhi, simboli. No, io, raga, ve l'ho detto, quello è il metodo come ci incula, la manipolazione. Vi ricordate il video che vi ho fatto vedere dell'inno americano? Che vi dicevo, ragazzi, oggi negli anni 60 si vedono gli errori. Magari oggi è un po' più difficile individuarli e provarli. Ecco, questo è uno di quelli che è evidente, forse è pure probabile, però a me non interessa di questo. Io sto qui per condividere con voi le mie ricerche. Stasera ho condiviso due argomenti come Cicada e Q che non sono stati approfonditi, che sono complessissimi entrambi. Ho cercato di dargli una connessione. Vi ho condiviso le mie cose curiose che mi sono passate per la testa riguardo la Q e vi ho raccontato. È la verità, non me lo sono inventato che sono andato al mare con Maria Cristina. Ho notato la Q e io sono stato il primo a dire, vabbè, sei paranoico. Poi quando ho visto il video l'ho dimenticata la Q. Quando ho visto il video per 2 giorni non facevo altro che pensare, mo? E mo? Perché dai, dai, ragà, se
vogliamo avere una chance di lottare, ci dobbiamo svegliare noi, ognuno di noi, senza perderci nell'obiezione, nel dibattito, nell'avere ragione. La vostra intelligenza è la realtà che vi circonda. E poi circondati ovviamente dalle persone che avranno la vostra stessa vibrazione, ma è quella la strada, ragazzi. È quella la strada. Come le persone in chat stasera che non si vedranno più perché si sono offese, significa che la vibrazione non è per loro. Spero che a maggior ragione, se non l'avevate capito, avete idea di quello che sto facendo io qua. Di sta cosa mi potevo fare i cazzi miei, raga. Mi potevo fare i cazzi miei, andare avanti con la mia ricerca, dire la mia opinione con i 1.000 ricercatori con cui mi sento ogni giorno, con cui ci critichiamo, con cui ci confrontiamo, chiediamo le opinioni. Sarebbe potuta rimanere lì per me e parlare di altro. Però siamo in un momento delicato. Siamo in un momento delicato dove si perde ancora tempo a puntare il dito verso gli altri, a rompere i coglioni per qualsiasi altra idea diversa, a ricordare a tutti chi ce l'ha più grosso, chi ce l'ha più piccolo, chi ce l'aveva ragione, chi invece ci aveva torto. Facciamo chiarezza, facciamo quell'altro. Ragà, qua ci dobbiamo svegliare. Ognuno di noi singolarmente. Singolarmente. Tu che cosa ne pensi, Al? Penso che comunque quello che hai detto tu è vero e soprattutto ci si perde fin troppo tempo a creare divisioni quando si potrebbe sfruttare in tutt'altro modo quel tempo. Cioè si prefigge di fare una cosa, si professa di essere là per portare un po', diciamo, di serenità nel messaggio, e tante volte si finisce comunque per creare inutili divisioni. E soprattutto quello che vedo in giro è che tante volte quello che ci si mette davanti non viene accettato, non tanto perché non si è pronti, ma perché si ha paura di abbandonare quelle che sono quelle figure che ci siamo create attorno. Intendo dire che abbiamo paura di scalfire determinate figure, determinati personaggi, abbiamo paura di abbandonare questa certezza piuttosto che avventurarci noi stessi nella ricerca delle cose e vederla con il nostro modo di vedere. Tante volte ci si abbandona alle parole di qualcun altro, nel momento in cui poi magari si fa presente qualcosa di nuovo, è difficile abbandonare quel personaggio là, è difficile abbandonare tutta quella roba lì. Cioè, quello che voglio dire è di imparare a captare tutto, ma poi a pensare con se stessi, da stessi, prendere le cose da se stessi e non appunto farsi abbracciare solo da determinate persone. Comunque, io non voglio entrare nel senso Sì, nella. Non ma ho voglio entrare nei capito. dettagli perché comunque non ne vedo il motivo. Quello che voglio dire è ci si crea tante volte divisioni. Si sente, lo si percepisce e questo è evitabile in tutti gli aspetti e da tante persone che lo fanno. Quindi, Certo. questo. Fammi un attimo, grazie Alan, fammi un attimo dire alla chat. Allora, ragazzi, il ban. Sicuramente ve l'hanno dato i mod e gli avevo detto di avere di dare il ban di pochi secondi per l'atteggiamento non costruttivo. Ok, poi se vi hanno dato il ban e non siete d'accordo, ok, scusate, ma non ero stato io. Avete visto gli argomenti che trattiamo su questo canale? Lo facciamo live, io con la faccia qua.
È molto difficile stare dietro a tutti e poter dare spazio a quello che si dice. Mi dispiace se siete stati bloccati e grazie Vale per il parere medico, grazie che ti piace come espongo. Quando vi siete svegliati scrivetevi. Ciao Paola, se qualcuno si sente più intelligente o più sveglio, ci illumini, illuminateci, apriteci la mente, non fate i classici insensati che io sono io e voi non siete un cazzo. Ecco, vedi, questo è l'atteggiamento, Elton. Questo è l'atteggiamento che non tollero assolutamente. Proprio di quello parlavo. E quindi, se non siete d'accordo con quello che dico io, ci sta. Se rompete i coglioni, no, raga. È semplice il discorso. E noi non è che già facciamo fatica con quei pochi followers che abbiamo tenere una live accettabile, se qualcuno c'ha l'atteggiamento pure da non costruttivo, il ban è legittimo. È legittimo. Comunque, su che cosa siete contrari? Sul fatto che quel video è tutto ok, raga? Ma ve lo dite a voi stessi che quel video è tutto ok? Non lo dovete venire di a me? Su che cosa non siete d'accordo o volete dibattere? Sul significato della Q, ok? Non è importante il significato della Q. Cioè, se state a rosicà, ci sta, però non è colpa mia, nel senso, Vale, non mi posso andare a rivedere tutti i messaggi su come cacchio. Vabbè, vabbè. Cercheremo, io comunque la sto guardando la chat, quello che scrivete adesso, da quando sto guardando la chat avete fatto zero domande. È tutto questo il mio percorso, ragazzi. Il mio percorso è così. Se noi aspettiamo che quello che succede in Italia un giorno ce lo spiegherà qualche americano con le sue ricerche, siamo freschi. È quello pure il concetto. Ci dobbiamo attivare noi. Dove stanno i ragazzini? Dove stanno i diciottenni, i ventenni, i venticinquenni, i trentenni? Dove state? Pure per voi è più importante, porca puttana. Fura, fai la live sulle personalità famose transgender. Sì, sto preparando, Davide. Sto preparando, sì, faccio proprio tipo analisi. Mi sto preparando. Presto faremo personalità famose transgender, ce ne aggiungo un po' italiane. Perché quelle che si sanno sono americane. E niente, raga, quindi. Oui, c'est nous qui on doit comprendre les mécanismes. Exactement. Parce que c'est ça le trick. Noi sbagliamo all'inizio, sbagliamo come modo di agire e come ci approcciamo alle cose. Come ci approcciamo alle cose. Occhio a come metti le dita che ti danno del massone poi, Ah, perché eh. Occhio, eh? Occhio. Vabbè, quindi secondo me la manipolazione è questa, raga. Ognuno di noi per loro è più controllabile se ci uniamo in gruppi. Se tutti i Patriots si schierano dietro a Q, se tutti i ricercatori indipendenti si schierano, sto facendo l'esempio, dietro ricerca indipendente. Di certo è più facile che se c'hai 1 milione di persone incazzate, ognuna di esse che prende iniziativa, che fa ricerche e manda le cose avanti. È una cosa personale. È come se noi stessimo aspettando che ci danno ragione in tele con questo discorso della Flat Earth, quando il discorso della Flat Earth è che qua ci hanno mentito su tutto e ci dobbiamo riprendere quello che è nostro, naturalmente. Non è un dibattito scientifico, non è un cazzo di marketing, non Si è continuano a ripetere le un cose argomento di attualità, perché pure il messaggio secondo me è di quello, che è tutta un'insalata. 11 settembre, vaccini, 5G, terapia, queste sono tutte cose carine, alternative su cui parlare. It's ok, don't worry. Capito? È così, è.
Per non farvi incazzare domattina di porca puttana, mi sono rotto i coglioni, mo faccio qualcosa io. Mo faccio qualcosa io. Invece no. Andate in giro per fare qualcosa. Che fate? Dite, fammi vedere un gruppo che ha le mie ideologie. E poi ti metti dietro a quel gruppo. E quando quel gruppo inizierà a dire cose che non ti stanno più bene, non va bene più quel gruppo. Quando invece tu li devi frequentare tutti i gruppi, nel senso devi osservare tutto, ma l'opinione te la devi fa tu. Ognuno di noi, porca miseria, gli si manipola l'opinione, gli si manipola l'idea, e ce la manipolano con queste cose che voi dite, ma dai, quel video è solo marketing. No, raga, quel video vi fotte il cervello. Non che vi fotte il cervello, nel senso, ma fidati che c'ha dei messaggi, e penso che siano evidenti. E il messaggio qual è? Vuoi parlare di Flat Earth? Ci siamo noi, siamo i migliori. Perché loro si sono fatti pure belli, eh? Quando succedeva il casino a Palermo, si sono fatti belli di qua. Te lo ricordi, Erika, la prima volta che parlammo di questa cosa? Ma era semplice, raga. Dopo la botta di depressione che avevamo ricevuto a Palermo, i Salvatori stavano già dall'altra parte. Tutto acchittato. Tutto acchittato. Svegliamoci, raga. Svegliamoci. Condividi questo pensiero, Alan? Lo condivido assolutamente. E il discorso di Palermo è un esempio lampante. È un esempio lampante perché era proprio pronto lì, no? Quello era già tutto pronto, quello di Palermo. Quindi erano come aver messo lo specchietto per le allodole. Sapevano che usciva a Palermo e poi bam, giorno dopo, video nazionale, dichiarazione Che poi a. fammi dire una cosa, ricerca indipendente, questi vogliono rappresentare tutti i ricercatori indipendenti, dopo fanno le cose top secret, che non si sa come, quando, si chiamano tra di loro, e Expedia, quello che l'altro, il ricercatore indipendente, qualcuno che prende iniziativa così, perlomeno dovrebbe essere aperto a tutti, come concetto, no? Beh, assolutamente sì, loro potevano sposare il discorso che si fottono i media, però indubbiamente doveva essere aperto a tutti quelli che stanno facendo ricerca e non a quelle 20-30 persone che dicevano loro, ben studiato a tavolino, con nomi specifici e particolari, sui quali sorvoliamo anche in questo momento, perché anche là ci Io sarebbe da che discutere. fossi in voi, ragà, osserverei le cose in maniera più approfondita, perché ci distraiamo e loro sanno bene come coccolarci. Questo ovviamente non è che sto accusando nessuno. Io non ho mai creato dualità, anzi so altri che rompono sempre i coglioni alla gente che sta pure là per i cazzi sua, e si fanno nomi, si dà dell'infame, si parla a destra, si parla a sinistra, qualsiasi cosa che non è coerente con quell'idea non va bene. Eppure ora che si reagisce da un punto di vista umano, umano, l'abbiamo capito che ci hanno mentito sulla forma del pianeta. Raga, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Voi poi vi prendete la dose, vedete che io non faccio più video con la stessa intensità di prima, cerco di fare le live, non più quei video da 3 minuti che ho perso non si sa quanti iscritti che mi dicevano, Fura, eri più bello quando mi piacevi di più quando facevi video da 3 minuti, ma non ti si può sentire, perché non c'ho 2 ore da starti ad ascoltare. Sì, perché siete abituati al video di 3 minuti che vi dà la dose, che lo potete girare all'amico vostro per la discussione che ci avete avuto, vi sentite appagati da quel linguaggio, noi siamo più friendly, noi abbiamo capito. Ecco perché non faccio più quei video di 3 minuti o da 6 e ho cambiato totalmente il modo di fare divulgazione. Perché? Ho pure capito che quello, secondo me, raga, è un modo per incularci. Mo' lo dico. Mo' ve lo dico. Volevo rispondere un attimo in francese.
È la pillolina che ti serve quotidianamente per stare in pace con te stesso, no? Oppure la dose di morfina, tu sai che c'è quello là, prendi quei 2 minuti e tu sei in pace per tu. E quello della tua giornata è stata fatta Puoi andare a nel... lavorare, puoi continuare a fare quello che fai perché ti senti appagato. C'è gente competente che sta lavorando per te. Come quelli in America che dicono, tanto stanno a salvare il mondo, figurati. E il punto è proprio quello là, è proprio perché questa gente sa che sono messi là proprio per avere più adepti, più come è una sorta di casa farmaceutica, sai che comunque quella pillolina c'è chi la prenderà ogni giorno e tu continui a sfornare, non più con l'interesse del benessere di quella persona che deve prendersi la pillolina, ma più per un interesse proprio. Questo è quello che... Io ho visto cambiare nell'arco di 4 anni, quello che ho visto cambiare è stato questo. Ora il mio pensiero lo butto là, mi farò anche vedere una di queste live, così mi vedete anche in faccia chi parla, e basta. Quindi questo è quello che penso. Ragazzi, ci serve ricerca di casa nostra, ma quella vera. Non che aspettiamo che che ci aspettiamo che un americano ci fa le ricerche a casa nostra, poi ce le viene a spiegare e ve le traduco io? È quello il concetto, ci dobbiamo attivare noi, cose come anche gli altri argomenti, il Ponte Morandi, ma l'osservazione. Il modus operandi di come ci hanno inculato e di non farci inculare mai più in quel modo. Comunque, raga, dai, non state a litigare, veramente devono bannare. Ricercatore XOIE, XOIE, a parte il clone detecting di Flash, dai, veramente. Sta cosa della Bibbia, ma come cazzo ci è uscita la Bibbia? Ma ci rendiamo conto? Vabbè, Dobbiamo dicevo. ritornare solo in riga prima di chiudere. Ragazzi, il punto è sempre quello. Ragionate con la vostra testa, prendete spunto, ma non cullatevi su tutto quello che vi passa. E basta, non c'è da dire Furatillo ha ragione, Tizio ha torto, e c'è semplicemente quello. Noi stiamo condividendo quello che si ricerca come se fossimo appunto tutti seduti ad un tavolo. Siccome siamo purtroppo lontani l'uno dall'altro, allora condividiamo, usiamo questo aggeggio chiamato internet, diciamo, nella maniera più utile, e condividiamo quello che stiamo ricercando, quello che è il nostro pensiero, senza farlo passare come dogma. Questo non è un dogma, questo è uno spunto, è Assolutamente, diverso. assolutamente, assolutamente. Comunque, raga, ci stanno tanti spunti di ricerca, tante cose da valutare. Se le vogliamo analizzare insieme, parlarne insieme, io sto qua. Nel senso, mo un po' alla volta ci andiamo o per un argomento o per un altro e trattiamo tutto. Trattiamo tutto e un po' alla volta analizziamo quello che c'è da analizzare, ma il messaggio di oggi è svegliatevi voi. Io pure ho trovato spunto da Mike, che saluto, Mike Mirko si fa chiamare in due modi, che ultimamente ha fatto un po' di domande in stile cosa devo rispondere se l'amico mio mi fa la domanda sulla cupola? Che cosa devo rispondere? Il sole sta sopra o sotto la cupola? Ragazzi, dovete dire la verità, non ne abbiamo idea, non lo sappiamo. La Gleason non funziona, la mappa equidistante, quella che conosciamo, ragazzi, non funziona, è da rivedere. L'unica cosa che sappiamo è che ci piano per culo. NASA, eliocentrismo, pera, sferoide oblato, rotazioni, tutto il discorso, no, un ricordo, che grande, un ricordo, la prossima vogliamo a te a fare l'analisi, eh? Mi fa incazzare, si rivede un ricordo, grandissimo, ben rivisto.
Mi sono completamente perso che... Vabbè, Che non comunque. sappiamo noi, Ma sono stanco non pure io. sappiamo, Ah, non ecco. siamo nella posizione, non dobbiamo essere noi nella posizione di, devono essere loro, perché loro è quella loro quella che hanno spacciato per ufficiale. Loro devono spiegare come fa a funzionare qualcosa di infunzionabile, di impossibile, impossibile. Sì. Grande unicorno. Da dove è riuscito? Come è riuscito? A te aspettavamo, unicorno, grande. E a quanto pare è d'accordo con noi, unicorno, quindi ci voleva sta botta di condivisione. Però io direi che sta live la chiudiamo qua. Pensate, ragazzi, riflettete. Domenica non lo so se ci vediamo, ma appena dopo Ferragosto già ho parlato con Ricerca Indipendente Terra Piatta, Alex, che analizzeremo insieme il video, il miglior video al mondo sulla rifrazione del grandissimo La Serra, che saluto. Non sappiamo ancora, grande Uni, non sappiamo ancora quando sarà il giorno, ma intorno al 20 agosto, dai. 20 agosto dove sta a Roma, 21, 22 dovrebbe essere quelle le date. Poi ci sono aggiornamenti dal punto di vista di ricerca e dal punto di vista di attivismo, perché ci stanno un po' di eventi a cui parteciperò e condividerò con voi. Chi non l'avesse saputo, ci abbiamo Zetetic Astronomy in italiano, il mitico Luca Spavesi l'ha tradotto. Devo solo aggiungerci la sua introduzione, le immagini e gli schemi del libro e poi vi linkeremo il PDF gratuitamente, ovviamente perché l'ha detto Lucas, è suo il libro. Quindi già ci ha anticipato che non vuole una lira, condivisione free a manetta, mi ha scritto. Quindi presto ci leggeremo pure insieme, finalmente, Zetetic Astronomy. Detto questo... Grazie Alan per il puntatone, che a me è piaciuto tantissimo. Grazie a te, come sempre, per avermi invitato. Grazie È stata una bellissima live per me. Zetetic Astronomy mi sono levato non dalla pancia, però è da tanto che io l'avevo visto questo video, ragazzi. Il giorno in cui l'ha pubblicato, subito l'ho visto. E soprattutto mi fa piacere risentire Unicorno, che era un po' che non lo risentivo. Magari ci viene a trova live, dai. Così ci aggiorni un po' su Qcicada e tutte queste cacchio di cose che stanno a succedere. Grazie ancora Alan, grazie ancora a tutti ragazzi. Il link della pagina Facebook è in descrizione. Se mi scrivete lo vedo il messaggio lì subito. Se no la mail è furatillo@gmail.com. Grazie Alan. Grazie Fura, grazie a tutti ragazzi e buonanotte, a presto. Grazie ragazzi a tutti quanti, poi ci sentiremo meglio. Merci pour mon ami français et t'inquiète, tu parles la vérité. Non ti preoccupare delle conseguenze di quello che porta a parlare della verità. Abbozza che dopo quello che ti sei guadagnato arriva. Ciao raga, buonanotte, vi voglio bene, ci aggiorniamo presto. Ciao raga. Grazie.